Il Comitato Veggiano ha presentato una serie di osservazioni contro deduzione al documento del Sindaco, che è un documento propedeutico al piano degli interventi. Noi riteniamo che questo documento dimentichi alcune parti fondamentali, ad esempio non è approfondito l'aspetto fognature, che da quello che si è verificato ultimamente potrebbero essere del tutto inadeguate già ora alla situazione di Veggiano, che ha subito una grande urbanizzazione negli ultimi anni. Inoltre si fa riferimento solo all'alluvione del 2010 e poi a una serie di allagamenti, mentre noi abbiamo avuto altre tre alluvioni, compresa quella del 4 febbraio. Noi riteniamo che questa sia una cosa che a tutti gli effetti influisce notevolmente su quello che seguirà, perché il documento del sindaco è la base per il piano degli interventi. Abbiamo fatto osservazioni che riguardano anche l'idrovore di Veggiano, perché scaricando direttamente o indirettamente nel Tesina hanno una grandissima influenza, vedi il 4 febbraio quando il Tesina stava rompendo l'argine sinistro. Quindi noi abbiamo richiesto a tutti gli effetti che sia fatta una revisione di questo documento prima di procedere, perché sono cose molto delicate, soprattutto per Veggiano.